Onorevole Rinaldi. Questa è una relazione di iniziativa che credo costituisca per la nostra Commissione e in parte anche per la Commissione esecutiva per DigiTrade, con la quale ci siamo già in diverse occasioni confrontati su questo dossier, una opportunità per rendere la politica commerciale uno strumento eminentemente politico, oltre che di regolazione degli scambi tra i due lati del Mediterraneo. È evidente che quello che è accaduto negli ultimi mesi e che in gran parte sta ancora accadendo nel sud Mediterraneo ha aspetti epocali, questioni che sono destinate a cambiare l'aspetto della riva meridionale del Mediterraneo in modo sostenibile e per un lungo periodo. Ed è evidente che ci sono due questioni, quando si parla con i nostri interlocutori nel sud del Mediterraneo, che emergono. Da una parte una forte aspettativa da parte dei cittadini, dei paesi che si sono messi in moto verso un cammino di nuova democrazia per disporre di un tipo di società diverso rispetto a quello che hanno conosciuto, una società naturalmente più libera e più pluralistica, ma anche una società dove sia maggiormente più facile poter lavorare e commerciare. Non c'è soltanto il desiderio di una liberazione politica, ma anche di quella che è proprio una vera e propria liberazione economica rispetto a paesi che hanno conosciuto fino ad oggi un sistema economico spesso basato su forti oligarchie, ristrette a pochi circoli che hanno in mano l'economia del paese e che poi distribuiscono in un modo abbastanza selettivo le risorse che riescono a raccogliere. In secondo luogo esiste nella classe dirigente, nuova classe dirigente di questi paesi, una sorta di vera e propria ansia, chiamiamola urgenza, nel dover dare risposte a questa società, consapevole questa classe dirigente che buona parte delle risposte che può dare, soprattutto da un punto di vista economico, non può darle da sola, ma può darle soltanto con politiche che sono concertate con gli immediati vicini e in particolar modo con l'Unione Europea. L'Unione Europea che fino ad oggi ha avuto una risposta ai fermenti del Nord Africa, soprattutto a livello politico e istituzionale, che personalmente giudico anche una risposta che è arrivata un po' in ritardo. Del resto non stiamo qui a fare il riassunto dei dibattiti che abbiamo avuto in plenaria per tutti questi mesi, dove in effetti molti di noi hanno denunciato una certa fatica ad accettare con entusiasmo quello che stava accadendo nel sud Mediterraneo da parte di alcuni nostri responsabili governativi. Ricordo ancora un ministro degli esteri europeo che a fine gennaio definiva Gheddafi, e cito testualmente, avendone già parlato in plenaria, un esempio di riformismo per il resto dell'Africa. O un altro ministro europeo che a metà febbraio definiva la Siria, e ancora una volta cito testualmente, un paese esemplare e solido, non so cosa intendesse dire poi con solido, nel riuscire a rappresentare le esigenze di modernizzazione espresse dalla propria società. Ecco questa dichiarazione di metà febbraio di uno dei nostri ministri degli esteri. Naturalmente sono dichiarazioni che non sono passate inosservate all'opinione pubblica del sud Mediterraneo e che adesso ci interpellano per riuscire a disporre di strumenti che siano operativi di sostegno a quanto accade in queste nuove democrazie, che saranno nuove democrazie più o meno mature. Non sta a questa Commissione fare il dibattito sullo stato di avanzamento, voglio dire, di queste democrazie, ma in gran parte questo dipende anche dal nostro impegno nell'accompagnare e nell'aiutare i fermenti che sono in corso nel sud del Mediterraneo. Detto questo, stanno accadendo moltissime cose in termini di proposte, di discussioni, di fora che si aprono su come riorganizzare
il mercato del Mediterraneo, che è un mercato sicuramente ricco nel suo potenziale, ma che appunto è stato a lungo soffocato per quelle che sono le sue capacità espressive. La nostra relazione d'iniziativa risponde a una comunicazione della Commissione sulla nuova politica di vicinato, le nuove sfide, le nuove risposte da dare alla politica di vicinato, che è basata su quattro pilastri: il supporto alla democrazia, al buon governo, alla società civile, l'approfondimento di un'area di libero scambio che sia più ambiziosa, la cosiddetta Deep and Comprehensive Free Trade Areas, naturalmente per quei paesi che si stanno avvicinando a formule di piena democrazia, un partenariato regionale da sviluppare e che fino ad oggi è stato abbastanza limitato, e infine tutta una serie di strumenti operativi non molto chiari peraltro, ma comunque che sono individuati o che sono annunciati più che individuati per far fronte a queste nuove sfide. A questa comunicazione la DG Trade ha fatto seguito con un follow-up paper che declina tutta una serie di proposte operative che non sto a riassumere, un documento che credo qualcuno di voi avrà letto e che comunque è disponibile. In ogni caso vi sono in questo documento una serie di questioni che riguardano la liberalizzazione dei prodotti agricoli, il fatto che con alcuni paesi come l'Egitto e la Giordania abbiamo già firmato degli accordi di liberalizzazione per i prodotti agricoli, sappiamo la discussione in corso per quanto riguarda il Marocco, ci sono negoziati per quanto riguarda la Tunisia che sono abbastanza avanzati, c'è tutto il filone dell'ACA che conosciamo e su cui non mi dilungo, c'è anche tra le altre cose l'individuazione dell'esigenza di rinegoziare una clausola di origine pan-mediterranea che quindi non riguarderebbe soltanto i paesi che noi definiamo come democratici, ma l'insieme dei paesi del sud Mediterraneo, che è una questione molto importante ma altrettanto complessa. Ma a fronte di queste iniziative della Commissione vi sono poi altri aspetti che io credo vadano affrontati. Catherine Ashton il 6 giugno scorso, l'11 giugno scorso ha creato una task force per il sud del Mediterraneo, che è un nuovo elemento. L'Unione per il Mediterraneo ha dato un segno di vitalità improvvisamente l'11 giugno scorso con una tabella di marcia per quelle che sono le iniziative, le misure da prendere per le piccole e medie imprese. Non è chiaro qual è il ruolo dell'Unione Europea all'interno di questa tabella di marcia. Il governo egiziano questo mese ha fatto sapere di aver bisogno di 10 miliardi di dollari di aiuto rapidamente, tenendo conto di tutta una serie di fattori economici. Ne cito uno: il turismo in Egitto ad aprile di quest'anno rispetto all'anno scorso era diminuito del 35%. Questa è naturalmente una cifra di grande impatto economico e sociale per un paese come l'Egitto. Il 10-12 giugno di questo mese, durante un fine settimana, i capi di governo africani si sono riuniti e hanno lanciato l'idea di quella che chiamano la Grand Free Trade Area per l'Africa, cioè un'area di libero scambio che andrebbe dall'Egitto al Sudafrica, mettendo insieme le tre organizzazioni regionali, la COMESA, la East African Community e la SADC, attraverso un processo a tappe che in pochi anni, stanno parlando di 3-5 anni, potrebbe creare una grande area di libero scambio intraafricana, tenendo conto che oggi il volume di scambi commerciali intraafricano rappresenta soltanto tra il 10 e il 12% del commercio africano, quindi una percentuale decisamente bassa. La Banca Europea per gli investimenti avrà una decisione importante il 12 luglio prossimo, quando i ministri di finanze si dovranno mettere d'accordo sul volume di finanziamenti disponibili per le prossime attività della banca sul Mediterraneo. Nel 2010 la banca ha speso 2 miliardi e mezzo di euro per 18 specifici progetti sul Mediterraneo.
l'insieme dei paesi del Mediterraneo, quindi non specificando azioni coi paesi che sono invece quelli che più ci interessano, che hanno intrapreso dei processi di riforme e democratico, ma un elemento importante della Banca Europea degli Investimenti, su cui ritorno, è che ha messo enfasi per molti aspetti per la prima volta sulle piccole e medie imprese, definendo le piccole e medie imprese come l'obiettivo numero uno, così si è espressa la vicepresidente della banca, per paesi come la Tunisia e il Marocco. Del resto, sulle piccole e medie imprese la Banca Europea degli Investimenti organizzerà una conferenza settoriale di qui alla fine dell'anno, come ne organizzerà un'altra sul settore del turismo. Insomma, c'è un insieme di movimento, di attività che si annuncia e che è in corso su come riorganizzare l'attività economica e gli scambi commerciali nel Mediterraneo, rispetto al quale la Commissione e le istituzioni europee sono presenti, ma non c'è dubbio che esiste l'esigenza di razionalizzare, di coordinare questi sforzi, di avere una linea che sia strategicamente uniforme e che abbia ben chiari gli obiettivi che noi vogliamo raggiungere. Tra le altre cose, su questo io sono molto interessato ad avere l'opinione, come naturalmente sul resto dei punti, siamo un primo scambio di vista, dei colleghi, e c'è da capire a quali paesi in particolare noi ci rivolgiamo. Ci rivolgiamo alla Tunisia e all'Egitto, sicuramente, ma ci sono poi paesi che non hanno conosciuto rivoluzioni come la Tunisia e l'Egitto, ai quali vogliamo applicare delle formule commerciali avanzate in modo da aiutarli a rafforzare le proprie misure economiche. Se vediamo quello che è il processo di Agadir, ci sono altri due paesi insieme ad Egitto e a Tunisia che ne fanno parte, sono la Giordania e il Marocco. Il Marocco, del resto, da un punto di vista politico sta affrontando una serie di riforme, ha annunciato una serie di riforme abbastanza ambiziose. Sappiamo peraltro la delicatezza della questione del Sahara occidentale rispetto al tema del Marocco. La Giordania, rispetto ad altri paesi del Mashrek, è riuscita comunque a mantenere una sua stabilità e una sua coesione sociale. Però i paesi rispetto ai quali noi dobbiamo proporre degli strumenti di politica commerciale innovativi è qualche cosa sulla quale la nostra Commissione ha bisogno di riflettere. Quali possono essere alcune linee guida di nuovi strumenti di politica commerciale? Io ne annuncio quattro, ripeto, siamo comunque all'inizio della nostra riflessione. Da un punto di vista degli strumenti finanziari, che è il primo filone, la Banca Europea degli Investimenti è già attiva nel Mediterraneo. A metà luglio i ministri delle finanze decideranno su quelle che saranno le possibilità di spesa ulteriore della banca per i prossimi anni. Mi pare importante che la banca possa disporre di risorse addizionali. Mi pare soprattutto importante che la banca si focalizzi su progetti che abbiano la finalità di creare posti di lavoro e occupazione, quindi un mercato del lavoro che sia più sostenibile, e che abbia come priorità il finanziamento di profonde riforme e anche di profonde infrastrutture che sono necessarie per liberare l'economia e il mercato del lavoro, come dicevo prima. Ma credo che sia molto importante anche riconoscere come la prima volta la banca parla di piccole e medie imprese come una priorità per questi paesi, e quindi sarà importante che tra i progetti che vengono finanziati dalla banca vi siano proprio progetti per il sostegno dello sviluppo delle piccole e medie imprese. Ma la Banca Europea degli Investimenti è soltanto uno degli strumenti finanziari, devo dire anche quello che ha risposto per certi aspetti più rapidamente fino ad oggi alle istanze dei nostri paesi del sud. Abbiamo poi la Banca Europea di Sviluppo e la BERS, che ha avuto un ruolo molto importante nell'accompagnamento dei paesi del centro-est europeo. Curiosamente, lo cito per inciso, l'Egitto è uno dei paesi che ha messo capitale iniziale nella banca di sviluppo. L'estensione del mandato della Banca Europea di Sviluppo ai paesi del Mediterraneo sarebbe qualcosa, io credo, di necessario. Se ne sta parlando, forse ci sarà una decisione entro la fine dell'anno.
ma sarebbe un messaggio importante da parte della nostra Commissione. Rapidamente le altre aree. L'area di libero scambio, cioè aumentare le possibilità di libero scambio per i paesi del Mediterraneo. C'è la questione del negoziato su una definizione di una nuova regola di origine pan-mediterranea, ne ho parlato prima, ma soprattutto io credo che per quei paesi come la Tunisia ed Egitto e forse anche altri che stanno affrontando riforme democratiche, noi dovremo cercare di facilitare l'accesso al nostro mercato, non tanto da un punto di vista merceologico, ma attraverso l'intervento sulle misure regolamentari, le misure di standard sanitari, veterinari, di qualità, di sicurezza dei prodotti che spesso sono ostacoli non tariffari per l'accesso dei loro prodotti ai nostri mercati, in particolar modo dei prodotti delle piccole e medie imprese. Questo lo si può fare attraverso una maggiore, anzi oggi c'è veramente poco in questo termine, cooperazione tecnica per far sì che una parte dell'acquis communautaire sia integrato in questi paesi rispetto proprio agli standard di sicurezza veterinari, sanitari, migliorare le loro possibilità di certificazione e quindi avere per questi paesi un accesso che sia per questi prodotti semplificato rispetto alle azioni, alle esportazioni dei loro prodotti. Terza linea di fondo, le piccole e medie imprese, sulle quali io credo noi dobbiamo insistere moltissimo. Le piccole e medie imprese sono il versante più democratico di un mercato, sono l'aspetto più vitale di una società civile che vuole far sentire la sua voce nel mondo dell'economia e nella formazione del prodotto. Oggi le piccole e medie imprese del Mediterraneo non sono particolarmente aiutate rispetto a politiche di scambi commerciali che spesso riguardano grandi multinazionali, grandi compagnie, grandi mercati. Cosa si può fare per le piccole e medie imprese? Innanzitutto più informazione. Esistono oggi alcuni strumenti come il desk dell'Agadir Secretariat, del segretariato di Agadir, il desk per le tariff e non tariff requirement, il progetto Investin Med, ma potremmo fare molto di più, ad esempio creare delle database attraverso le quali le piccole e medie imprese del Sud possono individuare e incontrare interlocutori con cui colloquiare, con cui entrare in relazioni commerciali in Europa. Possiamo passare da agenzie e desk che disseminano informazioni ad agenzie e desk che aiutano a risolvere problemi, dispute e problemi anche tecnici rispetto ai quali le piccole e medie imprese hanno questioni. Secondo aspetto sulle piccole e medie imprese, diffondere borse di studio e formazione professionale nel campo del marketing e nel campo del commercio. Dal punto di vista del vocational training sicuramente c'è molto da fare. Diffondere anche il modello delle camere di commercio euro-mediterranee con i singoli paesi. Oggi esiste soltanto una camera di commercio con Israele. L'abbiamo in altri paesi che ha avuto un ruolo molto importante con l'Ucraina, con la Georgia. Non esiste una camera di commercio euro-tunisina o euro-egiziana. È qualcosa che si può fare. E infine la questione dei visti. Oggi un piccolo imprenditore o anche un medio imprenditore egiziano o tunisino che voglia venire in Europa per fare i propri affari ha difficoltà enormi a ottenere visti. Ci possono ottenere un visto per altre categorie, gli imprenditori, i liberi professionisti, coloro che lavorano all'interno delle multinazionali, coloro che sono prestatori di servizi, ma è importante aggiungere una ulteriore categoria di facilitazione dei visti per gli imprenditori. Infine, ed è l'ultimo aspetto, dobbiamo rafforzare le nostre delegazioni dell'Unione Europea in questi paesi. Esiste un'unità commerciale alla delegazione del Cairo, esiste un'unità commerciale in Marocco, in Tunisia c'è soltanto un trade officer, non esiste niente in Giordania, sono risorse umane professionali che devono essere sviluppate e che oggi sono del tutto assenti. Tra queste, avere anche figure professionali che siano capaci di intervenire sulle piccole e medie imprese credo che sia un altro compito importante.